Bene, buonasera. Vediamo se qualcuno comincia a collegarsi. Aspettiamo un attimo. Buonasera a tutti intanto. Allora. Allora, vediamo. Allora, da dove vediamo? Quali le persone? Ci sono due persone, vediamo adesso. Intanto vi chiedo se sentite bene, le persone che ci sono, se sentono bene, così da capire se mettere le cuffie. Buonasera, Enrico, ciao caro. Buonasera, ciao Enrico. Avrò piacere di... Grazie, grazie, buona live, ha scritto. Sì, avrò poi piacere di sentirti, magari ci sentiamo poi telefonicamente, mi farebbe piacere molto, insomma. Bene, vedo che qualcuno sta arrivando, bene, dai, stiamo aumentando. Alla Narita, ciao cara, buonasera, ciao. Ok, ditemi se sentite bene, così almeno capiamo se intanto possiamo partire. Adesso vedo che cominciano ad aumentare un po' le persone, quindi sì, molto bene, molto bene. Allora io comincerei, cominciamo, siamo adesso già una trentina, via, cominciamo, e man mano qualcuno si aggregherà, diciamo così. E niente, allora il titolo questa sera abbiamo sempre messo medianità e l'allineamento energetico spirituale, abbiamo scritto. Adesso l'ho ribattezzato così. Parleremo un po', ma volevo parlarvi. Inizialmente parliamo subito di medianità. Se poi ci sono delle domande, mi fa anche piacere perché, come dire, molti mi hanno già ascoltato. Non vorrei ripetermi perché, comunque, quando si parte in una diretta, chiaramente ci sono delle persone nuove, non si può andare troppo in discorsi un po' troppo, come dire, complicati per quanto riguarda il mondo spirituale. Allora si cerca sempre di ritornare un po' alle cose elementari e spiegare un po' le cose di base, diciamo così, no? Però io vorrei proprio, come dire, trarre, come dire, dalla medianità, portarvi qualcosa di utile. Per qualcosa di utile intendo dire... Allora, vediamo, scusate. Sì, mi sento, ok. Qualcosa di utile intendo dire ciò che negli ultimi tempi arriva dal mondo spirituale. Allora, la medianità, insomma, per chi come tanti di voi, come dire, seguono e sanno che cos'è la medianità, tanti sono stati a convegni, hanno avuto sedute private, quindi io faccio anch'io queste cose. Chi mi conosce sa benissimo che faccio dimostrazioni pubbliche di medianità, faccio sedute private, amo fare l'insegnamento, quindi ho gruppi di persone che vengono e cominciano a sperimentare i loro talenti, quindi sviluppiamo la medianità spirituale, quella psichica, quindi il contatto col mondo spirituale vero e proprio, quindi cominciamo a capire che cos'è la chiaroveggenza, la chiaropercezione, la chiaroudienza. Sono tutte facoltà innate attraverso le quali noi possiamo, come dire, entrare in comunione con altre anime, e spesso parliamo dei nostri cari, chiaramente, nel mondo spirituale, e attraverso questi doni, questi talenti innati, possiamo, come dire, prendere, avere delle informazioni energetiche che poi dobbiamo essere bravi piano piano, questo arriva con l'esperienza, chiaramente a tradurre, a capire che cosa significano, e quindi fare un discorso a una persona, un discorso compiuto, cioè dargli la possibilità di capire che cosa questo suo caro che è già nel mondo spirituale gli sta dicendo. Non ha importanza, vedete, che sia un figlio, che sia la mamma, che sia un fratello, uno zio, il nonno, la nonna. Quindi ogni contatto è sempre molto
importante. Vedo che siete già abbastanza numerosi, bene, mi fa piacere. Ogni contatto è sempre molto molto importante. Io adesso mi ripeterò, probabilmente, mi scuso con chi già ha ascoltato alcune cose, però dopo voglio ricollegare questo discorso alla guarigione. Voglio cercare di fare con voi stasera delle riflessioni ed un discorso un po', come dire, unico. Proprio dato e visto il momento che stiamo attraversando, che sta creando grandi, come dire, grandi difficoltà all'essere umano, alla persona singola. Sapete benissimo che c'è un aumento incredibile di suicidi, di un aumento spropositato di utilizzo di psicofarmaci. Quindi, voglio dire, non stiamo proprio bene, no? Allora il mondo spirituale. Diciamo così, le prime 3-4 cose basilari c'è che dico sempre. Il mondo spirituale non è un mondo contro di noi, è un mondo di amore. Se chiediamo le cose con amore è quello che ci arriva. Lo dico sempre, lo ripeto, Gesù ha detto chiedete e vi sarà dato. In questa frase ci sta una grande verità. La grande verità è che tutto ciò che si chiede su una frequenza alta, quella dell'amore, avrà un ritorno energetico sulla stessa identica frequenza, sulla stessa identica vibrazione. Quindi l'importante è chiedere qualcosa con amore e vi aspetterete quello. Non c'è un mondo cattivo dall'altra parte, tutt'altro. C'è un mondo fatto di persone, persone. Perché andiamo ancora via con la nostra personalità, con il nostro carattere e poi si va piano piano verso la luce attraverso passaggi spirituale, che ora è un po' complicato, come dire, spiegare, andarci a fondo perché richiede molto tempo e quindi non abbiamo tempo cioè, per fare questo. Però comunque tutti andiamo verso la luce, non c'è nessuno che possa rimanere indietro. E questo lo dico perché per tanti purtroppo rimane sempre, come dire, la dualità anche dopo, no? Noi pensiamo sono stato bravo e buono qua, allora di là merito qualcosa, una ricompensa. E se non sono stato bravo, allora subirò una punizione. Ecco, quest'idea magari è un po' superata, no? Non è questo. La vita terrena ci serve proprio per comprendere che è il vero banco di prova, nel senso, qui noi possiamo sperimentare qualsiasi cosa, possiamo veramente inventarci di essere chi vogliamo. Possiamo, come dire, scegliere le nostre materie da studiare, però ciò non toglie che poi dobbiamo dare gli esami. Quindi la vita ci propone delle situazioni dove noi dobbiamo far comprendere ad una dimensione più alta che la lezione l'abbiamo capita, altrimenti si ripeteranno costantemente le stesse dinamiche. E questo chiaramente crea sofferenza. Lo possiamo vedere tranquillamente nell'amore, no? Questo. Molto spesso, scusate, rifiutiamo questa videochiamata molto spesso vedete che, come dire, cerchiamo l'amore su tutti i livelli, no? Diciamo così, intendiamo un po' l'amore senza, com'è veramente, incondizionato. L'amore non ha un contrario. Non esistono persone che possono dire di amare qualcuno e poi se questo qualcuno comincia a fare qualcosa o a ragionare in modo che non corrisponde più a come tu vuoi che invece questa persona debba ragionare o debba comportarsi, allora il mio comportamento cambia, no? Quindi vuol dire che ero nutrito dall'amore dell'altra persona, dalla sua presenza, dal mio innamoramento cioè, per questa persona, che sia un amico, un'amica, che sia una compagna, una fidanzata, una moglie, ha poca importanza. Ciò che conta è comprendere che ci deve essere un amore proprio, interno, dentro di noi, che poi ci dà la possibilità di espandere, di amare qualsiasi cosa. Allora, a un certo punto, cominciamo a comprendere che non ci importerà più, come dire, sceglierlo, cercarlo, no? Deve essere una persona alta, con i capelli di un certo colore, gli occhi di un altro colore ancora, con un lavoro di un certo tipo, con una condizione sociale, con una certa macchina e con una bella casa. Probabilmente ci interessa più sapere che può corrispondere alle mie esigenze interiori. E quando questa richiesta viene fatta con amore, viene lasciata,
accolta dal cielo, ma quindi proposta con grande amore, vedrete che non ci sarà più sforzo, le cose su quel livello accadono, non si devono più conquistare. E non dovendo più conquistare, dopo posso solo attendere. Sto attento, guardo, però arriverà sicuramente una situazione con delle persone o con una persona che corrisponderà esattamente a ciò che io ho chiesto. E sarà così magnifica quella situazione o quella persona, come mi farà stare, quello che mi farà sentire, il comprendere interiormente che posso appoggiarmi, che ci posso parlare, che mi può capire subito con un'occhiata. Siamo sempre, tutto è su quella frequenza, ho chiesto su quella frequenza e allora non mi importerà appunto il suo colore dei capelli o come li porta, i suoi occhi, il suo lavoro, eccetera, eccetera. Tutto questo prende un aspetto molto, molto secondario. E il mondo spirituale ci viene incontro facendoci continuamente capire questo. In tutti i messaggi, vedete, alla fine noi cerchiamo di avere un contatto con un nostro caro che è andato nel mondo spirituale, eppure non è che cerchiamo quelli belli, quelli più belli, quelli che avevano i capelli in un modo. Cerchiamo le persone solitamente, ma comunque i nostri cari, diciamo, le persone che abbiamo amato sono tante. Cerchiamo quelle persone, cerchiamo le persone con le quali abbiamo avuto questo scambio interiore forte, questo affetto, questo amore. È questo che alla fine cerchiamo veramente. E per paradosso, non è che lo cerchiamo soltanto quando queste persone perdono un corpo, sono le stesse persone che erano qua con un corpo fisico. Quindi sostanzialmente non cambia nulla. La possibilità del contatto, un'altra cosa molto importante, la devo ribadire, è aperta a tutti. Non c'è nessuno che merita di più di avere questo dono o qualcuno che merita di meno. Semplicemente in questa esperienza terrena ognuno di noi ha fatto delle scelte, già da prima di incarnarsi, ha fatto delle scelte molto importanti. Quindi toccherà delle tappe importanti in questa vita, per fare un'evoluzione, per andare verso quello che è la luce, quello che è sempre una purezza maggiore, per la comprensione, come dire, dico finale, ma non è proprio così, comunque la comprensione più ampia di che cos'è la fonte della vita, di che cos'è Dio, di che cos'è questo uno, questa unione vera. E quindi, come dire, non ci importerà molto il fatto di come siamo, di là dopo, che cosa facciamo, ci importa semplicemente questo tipo di dialogo. Il fatto che noi possiamo, comunicare con loro già ci dà, come dire, una specie di respiro, ci dà la possibilità di comprendere che la vita non può terminare in termini proprio energetici quasi. Cioè, non possiamo pensare che noi terminiamo, che noi in qualche modo non esistiamo più. Le prove ormai le abbiamo, come dire, da tutte le parti. Abbiamo, a livello di medianità, abbiamo, non dico prove, perché per colui che non crede la prova non esiste mai. Dico soltanto che ci sono delle evidenze così palesi, così forti, così incredibili, anche proprio sul piano fisico, che sinceramente diventa quasi difficile anche per lo scettico non prendere in considerazione nessuna riflessione, nessuna possibilità. Però stavo prima dicendo che ognuno di noi comunque perde qualcuno di importante e ciò che ci lega è questo senso di appartenenza affettiva, che è l'amore. Prima dicevo, non ha un suo contrario, non può averlo e non ce l'avrà mai. Quindi è chiaro che noi siamo qua con un corpo, ma dopo siamo la stessa cosa senza un corpo. Questo non cambia nulla. Dovremmo, come dire, continuare a parlare con le persone che vanno via prima di noi, allo stesso modo, allo stesso identico modo. Sappiate che io dico queste cose in modo molto così quasi semplice, in modo fluido, no? Come se fosse una cosa un po' scontata. È soltanto che ripeto queste cose da decenni, quindi
mi viene facile dire, però è chiaro che tengo conto tantissimo che cosa vuol dire per noi la perdita, perdere una persona che amiamo, perdere una persona cara. È una cosa tremenda il fatto di non poterlo più sentire, vedere, odorare, toccare. Voglio dire, tutto questo ha un senso profondo per noi, perché viviamo questa vita per la maggior parte del tempo lineare con i cinque sensi, che chiaramente come dire, ricoprono la maggior parte delle nostre sensazioni, anche se poi in fondo, dentro di noi sappiamo che non è così, non è quella la vera vita. Quindi so bene che il corpo fisico ha una grande importanza. È chiaro che devo anche dire, ha una grande importanza perché ci identifichiamo tanto con un corpo fisico e non solo con quello, con tutto il resto, il nome, il nostro lavoro e tante altre cose. Queste cose io le dico, le ripeto spessissimo. Vorrei ogni tanto trovare anche delle parole per, come dire, farvi comprendere gli stessi concetti anche da altri punti di vista, no? Perché, vedete, quando a volte si fanno certe sedute, magari private, dove ci sono queste informazioni bellissime, questo contatto magari stupendo, magari commovente. È vero che questo accade, ma noi dovremo piano piano, per sentirci sempre più in contatto ed essere in comunione con queste anime, dovremmo proprio utilizzare la seduta di quel momento, non come una seduta, ho avuto tante belle cose, me le sono registrate, me le sono scritte, le ho nella mente e nel cuore. Le utilizzo, mi fanno stare bene. Questo è già bellissimo, questo è buono, questo va bene. Però utilizzarle proprio ancora di più, cioè la comprensione più profonda che il mondo spirituale ci chiede per stare più in contatto con loro è proprio questa. Cioè, se hai veramente dentro di te la coscienza, la consapevolezza che tutto questo sta accadendo veramente, che loro ci sono, che mio padre c'è, che mi sta dicendo veramente quelle cose, allora non posso a un certo punto poi staccare, finisce la seduta e dopo vivo la mia vita qua. Questo sì, nel senso devo essere cosciente su quale piano di esistenza io sto vibrando, qual è il piano su cui io sto evolvendo ed è questo in questo momento, anche se anche questo non è del tutto corretto, noi siamo ovunque in ogni momento, però non voglio entrare in questo. Diciamo che questo piano è quello che noi definiamo realtà. Allora loro vorrebbero farci comprendere che mantieni questa tua coscienza di questo momento, di queste emozioni, lascia e portale ogni giorno attraverso il tuo spirito, la tua divinità, portala sempre a galla e attraverso questi occhi, se posso dire in questo modo, attraverso gli occhi dello spirito, attraverso gli occhi di quelle sensazioni. Di quello che mi è rimasto veramente dentro. Allora, attraverso quegli occhi, io cerco di vivere la vita di tutti i giorni, di dare un valore a questa vita quotidiana, attraverso ciò che devo fare, attraverso come voglio interpretare il mio lavoro, le persone che lavorano con me, come voglio trattarle, come decido di volerle vedere, cioè di abbandonare finalmente, le mie etichette, diciamo, che esistono soltanto su questo piano di vita, no? Sul piano della personalità, quindi l'estrazione sociale dell'altro, il suo colore della pelle, se è ricco, se è povero, come veste, il tipo di vita che fa, la sua religione, tutto questo dovrebbe a quel punto sparire, perché ciò che vi dà il mondo spirituale, che vi lascia dentro in quel momento, non è soltanto il messaggio dato dal proprio caro, è un'energia, è una consapevolezza rinnovata, è una coscienza nuova, è qualcosa che sta oltre e dietro le informazioni, che se si deposita dentro di voi c'è, rimane, però bisogna volerlo osservare. Quell'osservazione che è dentro noi, devi andare a vedere dentro. Se la vai a vedere, torna subito a galla e ti riporta frequenzialmente su un livello diverso. Su quel livello di vita, di frequenza, in quel momento tu ci stai vivendo, anche sul piano materiale della vita, sulla vita quotidiana. È per quello che a un certo punto ti ritrovi sulla vita di tutti i giorni con invece una frequenza che è molto più forte, molto più collegata
alla divinità, al mondo spirituale. E allora tutte le visioni, tutte le situazioni, le persone, cominci a vederle su quel piano. E dentro di te si forma sempre di più una sensazione di amore, sempre più forte. E la riconosci perché la vedi prima verso te stesso. Vedi che certe cose ti emozionano più facilmente. Vedi che non hai più voglia di scontrarti, di litigare, di essere arrabbiato. Ti va di stare più in pace, di sentirti bene con gli altri, ti va di fare una bella telefonata a un'amica o a un amico per scambiare delle belle parole e dire dopo questa telefonata sicuramente starò meglio, sorriderò di più. Allora, questo è il messaggio dietro alle parole dei messaggi, delle comunicazioni che arrivano dal mondo spirituale. Ciò non toglie che assolutamente ogni messaggio è stupendo nelle sue parole, nel contenuto, perché chiaramente è privato, è per quella persona o per quella famiglia, quelle persone, diciamo, quindi c'è un qualcosa che riguarda la vita di quelle persone, il loro vissuto prima qui e il loro sentimento, il loro legame che comunque continua d'amore affettivo anche ora, anche se le posizioni sono cambiate. Si sta soltanto vivendo con vibrazioni e frequenze diverse. Il piano più denso, il nostro, non riesce a riconoscere oggettivamente, diciamo così, il piano di vita della persona che ha lasciato il corpo. Quindi il riconoscimento non può obbligatoriamente arrivare attraverso la mente, o perlomeno attraverso i sensi. Bisogna proprio abbandonarsi, che è ciò che facciamo nei seminari. Ci abbandoniamo e ci lasciamo, come dire, invadere dall'energia del mondo spirituale, noi ci mettiamo a disposizione e piano piano vedete che il collegamento arriva in modo molto naturale. Adesso chiaramente ho un po' banalizzato, l'ho un po' detta così, un po' velocemente, però è chiaro, c'è un lavoro dietro di sviluppo, anche bisogna capire anche che ci sono delle tecniche proprio, capire proprio come funzioniamo noi, come funziona la mente. In certi momenti che cosa si attiva e che cosa non è attivato de dentro di noi interiormente e nella nostra mente e come funziona il mondo spirituale con noi. Non tutti sono adatti per parlare con me o per parlare con qualcuno di voi, quindi ognuno tenta di adattarsi al medium, alla persona che in quel momento sta facendo questa comunicazione. Scusate, volevo vedere se ci sono degli altri commenti. Ah, sì, ci sono, guardate. Tutto ok, buonasera. Allora, aggiustare l'audio. Oddio, spero si senta. Se non si sente, voi ditemelo comunque. Ci sono. Oh, grazie. Quante persone, che bello. Barbara, buonasera, Barbara, Cristiana, Diana, Valeria, Claudia, Francesco, Laura, Carlo, bene, grazie, grazie, sono contento. Io da quando ho ritrovato mio figlio Dino, vivo in simbiosi del suo spirito e dell'amore incondizionato che il mondo spirituale trasmette. Ti cambia il modo di vivere, vero, vero, tutto cambia. Grazie Maria Grazia Linda Schettini. Grazie perché è quello che stavo un attimo fa dicendo, è stato riassunto molto molto bene. È proprio questo, ti cambia interiormente proprio la tua visione e la visione del fuori, delle altre persone. Questo inevitabilmente ti farà stare meglio, più in pace, sei più sereno. A questo punto è chiaro che su questa frequenza, obbligatoriamente, inevitabilmente, ne viene coinvolto anche, come dire, la frequenza terrena, diciamo così, chiamiamola così. La frequenza è terrena, che per te sarà comunque molto più alta, molto più forte. Questo più alta e questo più forte creeranno inevitabilmente una realtà tua, personale, che sarà su quella frequenza. Quindi avrai situazioni migliori nella tua vita, incontrerai persone belle, utili alle tue scelte personali di vita, per la riuscita magari di qualcosa in ambito lavorativo o in ambito affettivo, personale.
ci saranno situazioni nell'abbondanza, che può essere economica o di altro genere. Quindi tutto quanto dopo si posizionerà su quella strada, su quella frequenza. E tutto ciò che sta sotto, che prima era magari sgradevole, non era ben accetto, difficilmente si paleserà di nuovo. Quindi tante situazioni della vita stessa cambieranno da sole, un po' come nella guarigione, quando capiamo la nostra malattia. Cioè, le altre situazioni spariscono da sole, o come nell'allineamento, quando alcune patologie spariscono da sole, non le combatti più, gli togli forza. Allora noi togliamo forza alle situazioni, come dire, non buone della nostra vita, senza combatterle. Allora si sta chiedendo, e da tempo anche, sia nella guarigione, ma anche nella medianità, cioè in questo nostro modo di vivere, di cambiare coscienza, di dire, cerca di non conquistare nulla, cerca di non dover diventare, ma ascolta soltanto ciò che veramente vuoi dentro di te, lo chiedi con amore e fai in modo che accada. Questa è la vera grazia. Questo oggi può accadere, e lo ripeto anche questo per l'ennesima volta. Non è più la sofferenza il motore evolutivo delle vite, delle esistenze degli esseri umani. Abbiamo compreso già da tanto, e dobbiamo attuarlo perché può anche diventare complicato, ma abbiamo compreso già da tanto che se ci poniamo coscienzialmente su una certa frequenza, abbiamo una certa visione delle cose, della vita, del dopo, degli altri, di noi stessi. Allora cominciamo a comprendere che alcune cose, tac, accadono. Mi trovo in certe situazioni, mi accadono cose che speravo da anni, che ci ho combattuto da anni. Perché quando le cose non accadono per un po' di tempo, è chiaro che cominciamo a pensare: a me non capiterà mai, io sono sfigato, io sono sfortunato. Io probabilmente ho questo karma, non merito mai, ho visto che devo scontare un certo tipo di karma nella malattia, quindi accetto la malattia, che in quel caso diventa passività. Assolutamente no, siamo esseri spirituali, divini, creatori di realtà nell'abbondanza, incredibili, inimmaginabili. Non fatevi ingannare dall'illusione di quello che vivete qua. Quello che vivete qua ve lo sta dicendo la vostra mente, arriva da condizionamenti, arriva dalla vita che abbiamo fatto, c'è cioè il condizionamento, le credenze, quello che ci hanno detto i nonni, ci hanno detto a scuola, a catechismo, lasciate stare, insomma, ci sono mille situazioni dove abbiamo compreso tutte queste cose, no? E le abbiamo interiorizzate. E dopo un po' la mente ci fa credere che noi siamo quelle cose, ma ripeto per l'ennesima volta, le situazioni della nostra vita non sono la nostra vita, non siamo noi. Ciò che la mente ti fa credere di essere non sei tu. E puoi capire che non sei tu soltanto cambiando il tuo stato di coscienza. E per cambiare lo stato di coscienza devi nutrire il tuo interiore, i tuoi vari corpi, con tutte quelle bocche che mangiano, di tante cose belle, cose su questo piano che hanno una frequenza forte. Il cibo deve essere comunque sano, poco, sano e adatto a me. Allora c'è una frequenza dentro di me e nutre il corpo fisico. Le mie letture devono essere belle, amorevoli, che mi commuovono, ispirate, e allora la mente viene nutrita di qualcosa con una frequenza molto alta. Le persone con le quali parlo, anche queste appartengono anche alla mente, ma non solo, anche alle emozioni, ai sentimenti, devono essere, non voglio dire che dobbiamo scartare gli altri, però a volte ci sono persone che possiamo evitare perché magari sono veramente difficili, o persone con le quali ci è complicato perché non abbiamo la forza di rapportarci nel modo giusto, quindi non creano in noi una certa frequenza. Allora cerchiamo piano piano anche altre persone, quelli che ci fanno stare bene, che ci nutrono veramente. Poi facciamo gesti importanti, decidetene uno o due durante la giornata. Comunque oggi vada, io faccio una cosa bellissima, la decido alla mattina e la faccio per una certa persona. Gli dico una cosa, faccio un gesto, quello che volete. Nutritevi dei vostri gesti amorevoli. State vicino alle persone, abbracciatele. So che dico qualcosa di strano in questo momento, ma non è strano. Strano è non abbracciarci. Abbracciatele, sentite
se non volete abbracciare, se non ce la fate ora con l'abbraccio vero, ma sarebbe quello, il vero regalo, fatelo in qualche altro modo, però nutritevi degli altri. Gli altri sono amore, sono il nutrimento, sono la vita. Gli altri siamo comunque noi. E quindi quando cominciamo a tenere le informazioni del mondo spirituale dentro di noi, le facciamo rivivere, quella frequenza si espande amorevolmente nella mia vita quotidiana di tutti i giorni, tutto quello che vi ho appena detto accade, diventa realtà su questo piano. I rapporti anche familiari cambiano, diventano diversi. Diversi vuol dire che vanno nel modo giusto, come devono andare. A volte una separazione su un certo piano è quella giusta, è la cosa giusta, e lo capiranno tutte le parti in causa. A volte invece si rafforzano notevolmente situazioni tra figli e genitori, o tra coniugi, o tra compagni di vita, o tra amici, o tra amiche. Vuol dire, tutto questo è come tanti strumenti in più, sono già tutti dentro di noi, verranno soltanto a galla. Questo è il vero dono che oggi arriva dal mondo spirituale. Un mondo di tantissime persone che noi amiamo, che loro amano noi, che sono presenti nella nostra vita in modo importantissimo, sempre continuamente, pur facendo il loro cammino evolutivo, spirituale, ci mancherebbe. Per favore, non diciamo più. Se li chiamiamo, non vanno avanti, stanno nel limbo, tutte sciocchezze. Passatemi questa parola, io ve lo dico per esperienza. Si va verso la luce in modo diverso, con passaggi diversi. Vi prego, guardate di nuovo per chi l'ha già visto, che lo rifaccia, perché dà un senso di benessere. Chi non l'ha visto, guardatevi di nuovo No Solare, il film. E proprio vi dà un'idea precisa, abbastanza precisa, di come può essere dopo, no? Quando perdi il corpo, tutto ciò che sei, la tua vera essenza, ciò che hai messo dentro di veramente forte, utile, spirituale in questa vita, le vere esperienze, quelle di cui parlavamo un attimo fa, che rimangono dentro, quando perdi il corpo sono quelle, e quelle ti mettono a nudo. Su quello si creerà la tua realtà nel dopovita, e non potrai più scappare a te stesso, come puoi fare in questa vita terrena dove ti puoi camuffare come vuoi, ok? Allora, da qui nasce l'importanza di nutrirsi di tutte le cose di cui abbiamo appena parlato. E il mondo spirituale continua a dirlo, continua a dirlo, continua a portarci questi messaggi insieme chiaramente al lenire molte volte, per dire, il dolore e la sofferenza per una mamma, un genitore, un papà che ha perso un figlio o una figlia, o per una mamma o un papà che è andato via prematuramente, quindi tutte queste cose le teniamo in conto assolutamente. Allo stesso tempo, la nostra coscienza è così, siamo frequenzialmente così in alto, anche se ci vogliamo tappare le ali, che possiamo accedere a delle conoscenze oggi elevatissime dal mondo spirituale, e sono tutte informazioni che noi possiamo avere molto, molto facilmente. Per paradosso, e forse non è neanche un paradosso, anche la persona nella sofferenza, che però riesce ad accedere a questo tipo di informazioni, ma quanta consapevolezza mette in sé, anche rispetto alla sua situazione personale, che le sue persone che ha perso, le persone della famiglia, care, sono lì veramente, diventa ancora più vero dentro di sé. Più è vero dentro di noi, più il mondo spirituale si materializza, e la nostra disponibilità che crea la comunicazione. Loro ci sono sempre, loro hanno molto più voglia di noi di comunicare. Siamo noi che siamo persi in questo mondo dove dobbiamo diventare, dobbiamo dimostrare, vogliamo essere qualcuno. Siamo costantemente, come dire, manipolati dall'ego, dalla paura, dai nostri desideri, che non sono cose brutte se li desideriamo con amore, no? Faccio sempre l'esempio dei soldi, perché è molto banale, però ha una grande interpretazione profonda, no? I soldi visti come la cosa brutta, la cosa sbagliata, no? Il male. Se io chiedo dei soldi in modo amorevole, perché è una richiesta come conseguenza, prima penso a che cosa ci farei, che cosa avverrebbe di bello per me, per gli altri, perché magari sono una persona generosa che vuol fare del bene, allora vedi che tutto questo, ma che bello sarebbe fare una cosa del genere.
Allora tu porti questo pensiero, che è come una preghiera d'amore, lo porti in alto, in alto, in alto, su questa frequenza e chiedi che tutto ciò possa avvenire. Puoi anche specificare tranquillamente che può avvenire attraverso l'avere materialmente dei soldi. Allora vedrete che in qualche modo avverrà, se ci credi veramente, se lo porti veramente su quella frequenza, avviene. Invece generalmente noi vorremmo i numeri dell'otto dalla nonna. Noi vogliamo risolvere chiedendo al piano spirituale di risolverci qualcosa su un piano terreno. Sono due frequenze che non si incontrano. Com'è possibile che possa avvenire? Non può avvenire. Tutto deve essere in perfetta assonanza. Tutto risuona sulla stessa frequenza. Non c'è verso, sono leggi universali, non inventate da Luigi questa sera. Questo è molto importante. Leggo qualcosa, se mi permettete. Sono felice che tu sia arrivato a questo livello di consapevolezza. Ci siamo incontrati da Poggego. Oh, che bello, Luisa Ronchetti. Luisa, grazie. Allora, Luigi, io mi chiedo, ma loro, questa è, ah, ok, Marianna, ciao Marianna. Luigi, io mi chiedo, ma loro rimangono qui con noi, perché sanno sempre tutto prima di noi? Sanno cosa pensiamo, cosa proviamo? È un po' quello che vi ho detto prima, no? Il piano superiore permette di più, questo vale per tutte le dimensioni, le energie, tutte le dimensioni sono una dentro l'altra, si intrecciano e si intersecano, io uso sempre queste definizioni. Tutto vibra, tutto è informazione, tutto è energia. Non c'è un qua, un là, come fanno loro. Loro sono quelli di prima, soltanto che questa nuova condizione di frequenza, di vita in sé, permette alcune piccole cose o grandi cose che noi non possiamo permetterci. Quindi loro continuano ad osservare, grazie al cielo, a non giudicare, a non criticarci più. La nostra vita la vedono, la sentono, la possono vivere, i sentimenti, ci sanno leggere dentro, sanno che cosa abbiamo veramente nel cuore. Eppure, sapendo tutto questo, c'è la coscienza di dire non giudico più, perché sanno che noi stiamo facendo il meglio possibile, il meglio di così non possiamo fare. Questo è molto importante perché dovremmo capire questo passaggio. Ognuno di noi ha un livello diverso di coscienza, io ripeto sempre, lo ripeterò all'infinito, tutto è coscienza e tutto è frequenza. Le frequenze le metti dentro, nutri i tuoi corpi, diventano te, li porti fuori e crei la realtà attraverso la tua coscienza, la realtà che poi sperimenti e vedi. E sperimenti e vedi e crei tutto ciò che veramente ti serve, cose belle, cose brutte, poco belle, poco brutte. Voglio dire, ogni tipo di cosa, non voglio entrare adesso proprio in questo, sennò diventerebbe un po' complicato, si andrebbe troppo in profondità, però diciamo, sperimentiamo veramente tutto. Quindi ogni esperienza ce la cerchiamo in un certo senso per superare quella lezione che dentro di noi non abbiamo ancora compreso. E questo è molto importante, cosa che quando perdi il corpo comincia a diventare molto semplice da comprendere. Allora loro sanno prima, guardano e capiscono e non ti giudicano perché sanno che stai facendo il meglio, nel senso che per assolvere, per comprendere il piano tuo interiore, le tappe evolutive da fare con questo corpo, con questo tipo di esistenza, sono determinate e tu ci riesci con gli strumenti che hai e vai sempre verso quella direzione di cercare di assolvere a tutto questo. E quindi sanno che ognuno lo fa come meglio può. Quindi, per paradosso, la persona che fa del male può fare quello, cioè in quel momento è in grado di fare quello. Però, come dico sempre, noi ci permettiamo soltanto di giudicare sempre da un punto di vista di quel momento. Se io vedo qualcuno che sta facendo del male, sta sparando, sta facendo qualcosa, è chiaro che il primo. La prima cosa che mi viene da dire e da fare è di giudicare quell'azione di quel momento. Quindi magari questa persona sta facendo veramente del male e lo è, dobbiamo fermarlo, chiameremo la polizia, assolutamente, faremo qualcosa per fermare quell'atto che in quel momento non è certamente giusto. Okay? Però è anche vero che
Il nostro giudizio si limita a ciò che stiamo osservando in quel preciso momento, però di quella persona, che cosa veramente sappiamo? Chi è veramente? Perché è arrivato a fare, a compiere quelle azioni? Che cosa ha vissuto finora? Come è stato trattato? Quali sono i suoi traumi? Da quale vite precedenti viene? Che karma ha avuto che ancora non ha, come dire, esplorato, come dire, scontato del tutto? Che tipo di esperienze emozionali ed amore ha potuto fare in questa vita per superare determinati blocchi? Non sappiamo nulla, non sappiamo niente di questa persona in realtà, niente di niente, non conosciamo neanche il suo nome, non sappiamo niente. E però l'unica cosa che possiamo fare è dire sta facendo quello, quindi è una cosa sbagliata perché per noi chiaramente lo è, ma lo è certamente. Nessuno parla cioè, di fare del male, però voglio dire anche su un piano diverso di esistenza, quindi di coscienza, di vita, tutto questo non ha più valore perché si tratta soltanto di passaggi che portano sempre allo stesso fine. Per noi, invece, su questo piano, questo è devastante. Una persona che spara, che fa del male a un nostro familiare, ma per l'amor del cielo, capito? Non è accettabile, non ce la facciamo ancora, perché l'identificazione è forte. Che non vuol dire che quando siamo su un altro piano di coscienza ci accade e non ci interessa o ce ne freghiamo. Assolutamente no, io sto dicendo l'esatto contrario. Non ci accade più, non sono esperienze che dobbiamo fare, perché la coscienza ti ha già fatto fare quei passaggi, per cui l'esperienza sul piano fisico non devi farla per comprendere, l'ha già fatto la tua coscienza. E questa è la differenza, io voglio spiegare bene questo, perché se no uno dice, vabbè, ma allora se poi fanno del male ai tuoi familiari, voglio vedere se te ne freghi, se ti muore qualcuno, voglio vedere se non so. Non è questo, non è questo, assolutamente. Parlo soltanto che se la coscienza fa questi passaggi, vuol dire che non devi fare delle altre esperienze. A volte capita di vedere persone che hanno perso dei figli, no? E dal mondo spirituale arrivano messaggi bellissimi. A volte io mi nutro di queste cose, fare un contatto per queste persone, innanzitutto è un grande privilegio, è un grande onore, perché senti, ti portano qualcosa del loro cuore, della loro anima, senti che volevi star vicino, è una cosa bellissima. Come anche per tutte le altre persone che hanno perso qualcuno, ma che sono in questa situazione interiore. Ti portano proprio loro te stesse, loro se stessi e te lo affidano, no? Interiormente. Sono un po' come le loro anime nelle tue mani. E bisogna veramente entrare in punta di piedi nell'anima delle persone. E quindi è fantastico poter fare una seduta, poter fare questo tipo di cose. Voglio dire, ti rende veramente speciale in certi momenti. Stavo dicendo un'altra cosa, mi sono perso, intanto leggo qualcosa. L'elevazione della coscienza, come si può raggiungere? Allora, io parlo sempre della coscienza, no? Parlo sempre della coscienza, di come ci dobbiamo nutrire, eccetera. L'elevazione della coscienza è, la coscienza non è altro che il risultato, la sto dicendo terra a terra. La coscienza si eleva attraverso la comprensione di ciò che, come dire, possiamo vedere. Non con i sensi, non con gli occhi fisici. Cioè, io conosco una persona e ho coscienza di una persona se smetto di guardarla come vestita, come c'ha i capelli, cioè di entrare con la mente, di giudicare anche inconsciamente. Cioè, ma vado oltre quella persona, vado oltre ciò che mi spoglio io, tolgo forza a tutta questa spazzatura che ho dentro. Mi spoglio di tutto questo e vado oltre, quindi vedo la persona nella sua bellezza, quindi gli do anche possibilità di esprimersi, di farmi capire chi è, di farla parlare, di fargli tirare fuori i veri sentimenti. Questo ti crea coscienza, cioè prendi atto che oltre ciò che sto vedendo, che sto toccando, che sto sentendo, c'è qualcos'altro, cioè vado a comprendere da qualche altra parte che non è tutto lì. Allora la coscienza comincia a dire, allora che cosa c'è?
Allora che cosa voglio vedere? E lo devi capire dentro di te, ti devi fare domande importanti, le cui risposte sono sempre state dentro di noi, non sono lontane da noi, sono sempre state in noi. E quindi la coscienza non è soltanto leggere qualcosa, libri spirituali, fare corsi di spiritualità, di medianità, di guarigione, è la coscienza si nutre attraverso quel corso, attraverso ciò che prendo di quel corso. Il corso è fatto di tante parole, di esercizi, che cosa mi sono portato via, che cosa mi rimane dentro, l'essenza di quella giornata. Quello crea coscienza. Il voler osservare non dicendo ho fatto un corso, hanno parlato di questo, queste cose erano interessanti, queste altre meno, ho fatto un esercizio dove sono riuscito, nell'altro un po' meno. No, non è questo è una cronistoria, non serve. Serve tutto ciò che arriva dalle parole del relatore, da come reagiscono le altre persone, dall'energia che si crea, da come io mi metto con il cuore, nella mia disponibilità di quella giornata, a prendere tutte queste informazioni che vengono da tutte queste persone partecipanti, dalle parole che vengono dette. Magari sono seminari di medialità. Dal mondo spirituale, come ci manda le cose, come le manda alle altre persone. Tutto questo è un po' un leggere fra le righe, questo è nutrire la propria coscienza. È un nutrimento che non si perde mai. È un nutrimento che non hai bisogno di ripetere come mangiare un piatto di minestra un giorno sì e l'altro no, nel senso che comunque il cibo hai bisogno di mandarlo nel corpo tutti i giorni. Qui questo nutrimento rimane ogni volta che vuoi andare a vedere quello che hai messo dentro. Lo scopri subito, viene a galla da solo, basta volerlo, l'intenzione, nient'altro. Quindi nutrirsi della parte spirituale è come mangiare una sola volta, tutto sommato, diciamo così, no? Rimane tutto lì, giorno per giorno, potete fare delle scorpacciate, si dice così, no? Possiamo ingerire tantissime di quelle cose che creano coscienza e che, ripeto, la stessa coscienza non è soltanto ciò che poi trattiene tutta questa bellezza di cui vi sto parlando. Questa stessa bellezza, questa stessa coscienza creano una frequenza di vita sulla quale noi sperimentiamo la vita terrena, che sarà per forza migliore. Questo è oggi il messaggio che viene dal mondo spirituale. Questo per me è oggi la mia medianità, quello che cerco di portare nei seminari, quando parlo con le persone. Vi parlo sempre di star vicino alle persone, chi è già in grado di fare queste cose e dà messaggi che non si senta nell'ego, so che tanti lo fanno esattamente all'opposto, grazie al cielo, ma non sentitevi migliori. Ognuno di noi è capace di fare queste cose, siamo tutti parte della stessa creazione, fatti della stessa sostanza, quindi tutti abbiamo le medesime possibilità. Ma ci dobbiamo sentire vicino a queste persone. Per sentirti vicino, ti devi anche tu spogliare di tutte queste sovrastrutture. Ho studiato questo, ho fatto quelle scuole, ho fatto tanti sforzi, io merito di più e qua, là, su, giù. Il Luigi con una storia dietro, no? Con il sé piccolino, quella della personalità. Ti devi liberare di tutto questo per accogliere anche l'anima dell'altra persona che viene da te per una salute privata, magari, o per un trattamento energetico, per una guarigione. Ok? Ti devi spogliare, togliere forza a queste cose. Ti liberi da dentro e accogli l'altra persona che lo sente che tu gli sei vicino, che tu ci sei umanamente, amorevolmente. Questo conta più di qualsiasi parola possiate raccontare, di qualsiasi discorso bello, imparato, letto su un libro, qualsiasi cosa appreso in un corso, non conta niente, conta la vostra coscienza, conta quello che c'è veramente dentro. Portate agli altri ciò che siete, non ciò che sapete fare, ciò che avete imparato. Non è importante. Non conta molto, lo dovrete perdere però voi quel sapere. Allora questo determina veramente un'unione, no? Dipende, crea, scusate, oh, 10-20, no, passiamo a qualcos'altro, via. Faccio questo passaggio, se me lo permettete, crea qualcosa di veramente importante, perché il sentirsi uniti, sentirsi vicini, e crea una forza dentro. Abbiamo sempre detto, l'unione fa la forza, non è un caso, no? In questo momento particolare, oggi, proprio oggi, oggi come inteso, come giornate, come ieri, nuove ristrettezze, no? Con
Covid, non Covid, tutte queste situazioni. E prima vi dicevo tantissimi suicidi in più, anime che vanno via più velocemente, devono ritornare, dovranno ritornare per affrontare e comprendere meglio cosa non hanno compreso ora, persone che si devono sostenere con psicofarmaci, con medicinali, persone che sono nella depressione. Io parlo tantissime, tutti i giorni, con tantissime persone che hanno queste problematiche, vedo come si sono intensificate. L'altro giorno ho fatto un video di 17 minuti, stavo aspettando una persona per fare una seduta privata, avevo voglia di dire qualcosa di queste cose, no? E ho parlato molto, no? Della guarigione, ma non era soltanto l'allineamento, di cui vi riparlerò un attimo ora. E anzi, vorrei dire una cosa prima che io mi scordi, che è molto importante. Noi abbiamo un appuntamento di un evento organizzato dalla signora Tamburini a Torino per il 7 e 8 novembre. Allora, per il momento possiamo anche lasciarlo confermato, anche se vi daremo nuove comunicazioni. Però in questo momento non sappiamo come stanno le cose, non sappiamo se ci sono altri vincoli o altre regole da rispettare, non sappiamo neanche se la struttura che ci ospita potrà del tutto essere libera. Però possiamo sicuramente fare una cosa del genere ed è il motivo per il quale lasciamo ancora in piedi per ora la possibilità, anche se non c'è nulla di certo, ve lo ripeto, che possiamo fare non la conferenza lì, ma si può fare una conferenza online, oppure io ho già un video anche dove parlo dell'allineamento proprio, una mezz'oretta dove chiunque fosse interessato me lo può chiedere, io glielo mando su WhatsApp, se lo può guardare e come vedere la conferenza. A quel punto la signora Tamburini può prendere le prenotazioni delle persone che vengono praticamente singolarmente all'hotel Victoria a fare l'allineamento, con le quali io poi comunque scambierò delle parole, parlerò lo stesso perché ognuno ha la propria situazione. E in questo modo potrebbe essere una soluzione. Diciamo che questa soluzione in questo momento la stiamo sostenendo e è in atto. Dipenderà molto da quante persone si iscrivono, quante persone vogliono fare l'allineamento, perché chiaramente anch'io dovrò venire a Torino, ci vorrà del tempo, quindi insomma ci deve essere, come dire, un motivo per venire su a Torino. E quindi speriamo che di cuore veramente che si possa fare. Sicuramente abbiamo escluso la conferenza perché sappiamo che tante persone magari hanno paura o che si possono creare situazioni poco piacevoli, quindi nel rispetto totale di ogni credenza, di ogni sentire interiore, anche la signora Tamburini, in accordo con me, ne abbiamo parlato oggi, abbiamo deciso che potremmo fare le cose appunto singolarmente, nella più totale osservanza delle regole, preservando assolutamente quella che è la salute e rispettando il sentire altrui. Queste sono le cose importanti. Alla fine di questa serata vi scriverò di nuovo la mail da contattare, che è comunque allineamentoenergetico torino@gmail.com. Vi prego di non cliccarlo quando lo vedete scritto, ma di digitarlo dal vostro account, perché se no non si accede, non arriva la vostra richiesta. Quindi vedremo nei prossimi giorni se arrivano richieste di fare l'allineamento, eccetera, adesso poi vi parlo dell'allineamento, e quindi a quel punto possiamo procedere. Altrimenti comunicheremo un'altra data, vedremo momenti migliori. E sicuramente abbiamo piacere di farlo l'evento, non c'è problema per questo. Quindi mi farà assolutamente piacere conoscervi parlando un po' con voi di persona, assolutamente. Quindi abbiamo chiaramente i gel igienizzanti, le mascherine, insomma tutto quello che ci deve essere. Okay. Detto questo, stavo dicendo il fatto appunto che avevo fatto questo video dove appunto parlavano del fatto di come ci sentiamo ora, no? Ci sono tante persone che esprimono, come dire, la loro coscienza in questo momento attraverso qualcosa che noi chiamiamo paura. La paura ha poco a che fare con la ragione, eppure anche questo fa parte della nostra coscienza. Io voglio farvi soltanto, non ripeto tutto quello che ho detto nel video, se lo andate a vedere,
prego, andate, io sul mio canale YouTube, Luigi Zumpano, ho diversi video di alcune cose, di partecipazione a trasmissioni televisive dove parlo di medianità, di guarigione, dell'allineamento, c'è la catena di guarigione, ci sono diverse cose. C'è anche questo ultimo video che ho appena caricato. Io, come dire, è il mio modo di starvi vicino, di sostenervi. E ho parlato di quanto sia importante stare nell'amore oggi, no? Cioè, sostanzialmente questo, amore e paura sono i due opposti, sono le due frequenze veramente opposte. Una è collegata allo spirito e anche alla nostra divinità, l'altra è legata a qualcosa di molto diverso, alle credenze, ai condizionamenti. Diciamo che c'è una gran parte di persone che ha bisogno ancora a livello coscienziale di farsi dire dalla televisione, dal giornalista di turno, dalle radio, dalle televisioni, dai telegiornali, se deve aver paura oppure no, come deve vivere, a che cosa deve credere. E va bene, si può accettare anche questo, nel senso che è per forza così. Però ecco, questo livello di coscienza, senza parlare dei livelli, ce ne sono altri di cui è meglio non parlare, però. Perché no, non serve. Però diciamo, molte persone vivono su questo livello di coscienza, però non voglio dare un giudizio, creare questo tipo di sensazione questa sera, però sicuramente in questo modo si crea la paura, una frequenza bassissima. Stare per tanto tempo, troppo tempo con questa frequenza nella paura creerà degli effetti. Dico sempre, questo universo è fatto di causa e effetto. Gli effetti saranno devastanti. Io queste informazioni dal mondo spirituale le ho, io ci parlo, ho tante informazioni. Non vi dico, non mi interessa fare il profeta o fare il Nostradamus della situazione, non mi interessa proprio, vi assicuro. Però ho tante sensazioni, ho tante percezioni, ho tante cose che arrivano. Sicuramente, dicevo, nei prossimi 15-20 anni una parte di questa umanità non ci sarà, perché tutto quello che oggi noi stiamo vivendo, che mettiamo dentro di noi, il nutrimento di cui parlavo prima, e per questo che il mondo spirituale ci spinge ancora di più ad essere coscienti di questo momento, il nutrimento di cui parlavo prima farà un effetto. Quindi è normale che su questo livello ti allontani dall'anima. L'anima tenterà in tutti i modi di farti tornare a te stesso, al tuo piano interiore, nonostante tutto questo che vediamo fuori, che all'anima non interessa proprio. È soltanto una lezione che dobbiamo imparare per lei. Per noi è la fine del mondo, questo Covid. Okay? Allora, questo nutrimento errato, fra virgolette, perché appartiene a una frequenza così bassa, creerà l'allontanamento da ciò che noi siamo, come già vedete ora, no? Non c'è ragione, c'è che te, che tu puoi anche far vedere i numeri che ti possono dare ragione, ma la paura ha poco a che fare con la ragione. Quindi vedete persone che fra 20 anni girano con una mascherina magari. Però comunque stavo dicendo, creerà un effetto. L'effetto è quello di allontanarsi dalla propria anima che cerca di correggerti con piccoli accorgimenti, con patologie, con acciacchi, con malattie. Si morirà in massa probabilmente. Fra tanti anni di qualcosa che magari non è collegabile in questo momento a questo momento storico, ma in effetti è sempre così. Il terreno, noi creiamo un terreno fertile per accogliere, come oggi, quando una persona ha un tumore, un cancro. Non è che ha sbagliato ieri sera, è un procedimento che arriva piano piano, ha creato attraverso delle frequenze che sono stati i suoi pensieri, le angosce, le paure, le preoccupazioni, l'odio per certe persone, il giudizio, la critica, ha creato un terreno fertile affinché l'anima dovesse agire per poi arrivare a queste condizioni. E ci arriva magari dopo 10 anni, dopo 15 anni. Non è importante, però creiamo sempre sofferenza. Questo non è un incolpare qualcuno, dire tu sbagli. Nessuno sbaglia niente. Dicevo prima, ognuno fa quello che può. Allo stesso tempo, chi invece ha un tipo di coscienza un po' diverso in questo momento, dovrebbe mettere a disposizione dell'umanità intera, delle persone che ha vicino questa coscienza, quindi accettare queste altre persone con amore, non giudicando, ma possiamo giudicare i nostri fratelli che hanno paura, dobbiamo aiutarli, tendere la mano, capire di
di evitare anche certe situazioni. Però io in questo video dicevo: unitevi, state nell'amore, unite, trovatevi prima nelle anime, poi in quello che è il fare, è la presa di coscienza che è importante, la presa di coscienza di come stanno le cose vi darà modo di fare, vi metterà davanti agli occhi che cosa fare. C'è chi agirà in un modo e chi in un altro, ma nel bene, senza gli scontri, senza la violenza. Se la coscienza sale in questo modo, di fa degli scatti, va su altri livelli, arriva da sé, le cose cambiano, la realtà cambia perché la coscienza collettiva cambia. Se vuoi far comprendere a degli altri come stanno le cose, dagli delle informazioni, fagli dei discorsi belli, amorevoli, fagli sentire comunque tu la pensi, io ci sono, se hai bisogno stasera chiamami, ma chiamami non per dirmi che tutto è andato male, quanti morti ci sono, per dirmi come vuoi stare meglio, per dirmi guarda, penso di aver ragione ma sto male. Attraverso le tue parole ho capito che mi puoi dare una mano e io ci sono. Mettetevi a disposizione con amore verso voi stessi e di conseguenza verso gli altri. Unirsi, perché non abbracciarsi, vivere in questo modo, lontani, è sbagliato, è contro ciò che noi siamo veramente. Fra 10 anni gireremo come zombie, come automi, ma non, noi non siamo quello. La vera vita è da un'altra parte, dentro di noi. Se non sentite quella, non vivrete mai veramente. Si creerà sempre sofferenza. A cosa serve poter mangiare, sopravvivere, andare a lavorare, stare, avere una macchina? La vera vita, ciò che sentite, la qualità, l'intensità, lo spessore vero, quella è la vita. Non può avvenire dietro una mascherina. Lo volete capire questo oppure no? Non può avvenire dietro una mascherina. Dietro la maschera c'è il volto di una persona. Per fortuna ci sono tante persone che hanno una mascherina ma con una coscienza diversa, hanno capito. I volti nascondono intenzioni, nascondono emozioni, espressività, la comunicazione. Questo succede con i bambini che lo fanno subito, immediatamente. Glielo stiamo togliendo. Di che cosa si nutriranno? Come faranno a nutrire i corpi di cui prima parlavamo? Non permettetelo. Non permettetelo, non vuol dire vado e spacco tutto, vuol dire cambiamo il nostro stato di coscienza, vuol dire uniamoci. L'unirsi non vuol dire vado dal mio vicino di casa e dico ora tu la pensi come me o io la penso come te e allora siamo insieme. No, vuol dire che se hai uno stato di coscienza diverso, più con sfaccettature diverse, però unito allo spirito e quindi non potrai mai accettare queste cose perché ti viene in automatico, non le senti così, tu non accetti perché vedi già il gioco che c'è dietro sul piano più materiale della vita. Allora, se tu sei in questa situazione, vai verso i tuoi fratelli, vai, mettiti a disposizione amorevolmente, in modo che quelle tracce che tu lasci, dicevo in un seminario, quello che rimane, no? Quello che rimarrà dei tuoi discorsi che fai a queste persone, di come ti comporti, come ti muovi, di come parli, rimarrà in loro, farà un effetto. Questo gli cambierà la coscienza. Non tanti discorsi, tante urla, bastoni, imprecazioni, giudizi, critiche. Non è questo. State nell'amore, dentro di voi, state in pace. Nutritevi anche in questo momento. Questo fuori cambierà quando noi cambieremo dentro. Le persone che ci governeranno cambieranno quando noi cambieremo dentro, perché la nostra coscienza farà in modo che determinate persone sono sulla nostra frequenza di ciò che vogliamo veramente, te li ritrovi a governarci. Tutto funziona così, non possiamo scappare da questo. Oppure posso dire, eh no, basta perché abbiamo già subito, sono tanti anni. Ok, va bene, ok. Possiamo anche fare così, non c'è problema. Però questo crea sofferenza, non crea nient'altro. Allora, quali sono gli strumenti oggi per comunque aiutarci? Noi stessi, anche che magari abbiamo uno stato di coscienza diverso. Ci sono tanti, io ricordo durante il primo lockdown, isolamento in italiano, a me lockdown non piace nemmeno come termine, isolamento, ho fatto le cartine di guarigione. Andate su questo canale YouTube, Luigi Zupan, ho fatto anche delle spiegazioni sulle cartine. Ci sono delle cose che possiamo utilizzare energeticamente per sostenerci. Ho fatto un centinaio di cartine di guarigione. E me l'hanno chiesto, tante persone le ho spedite. Sono persone che mi ringraziano ancora, che le portano sotto il cuscino dopo che gli ho dato tutte le spiegazioni. Ho
sotto il cuscino, addosso, servono per tantissime cose. Facciamoci sostenere da queste cose, più che mai oggi andate verso lo spirituale, cioè fatevi sostenere attraverso il trattamento energetico, attraverso il piccolo seminario con altre persone. E a proposito di questo, come dire, l'allineamento energetico-spirituale, ve ne parlo di nuovo anche se non lungamente questa sera, però 22:36, però ve lo porto di nuovo a grandi linee. L'allineamento è un atto spirituale, è qualcosa che sembra agire sul fisico, ma non lo è. Il corpo fisico risponde soltanto, è qualcosa che non è spiegabile con la mente, è un vero dono, è una vera grazia. E io personalmente, lo ripeto, tanti lo sanno, per me è stato un miracolo sul piano fisico, perché la mia condizione di quando ho fatto l'allineamento era disastrosa. Chi mi conosce sa la mia situazione, ma non voglio ripeterla stasera. Però sul piano fisico proprio ero destinato alla sedia a rotelle. Questo era l'esito di diversi medici, diversi luminari anche proprio della mia patologia, che riguarda comunque la parte sacrale della schiena. Okay? Perché oggi era quella la diagnosi, insomma, questo era. Quindi attraverso l'allenamento ho trovato una soluzione, diciamo così, chiamiamola così. E ho visto, allineando migliaia di persone in tutta Italia, da tanto tempo che vedo persone, ho visto tantissimi, fra virgolette, miracoli, no? Ho visto tante cose veramente belle e tuttora vi potrei parlare di cose incredibili. Succedono e l'allineamento sempre di più fa così. Un po' di anni fa, forse anche qualcuno ancora dice: non ho avuto questi grandi benefici, dico va bene, torna, ti ricontrollo, ti faccio un trattamento, però poi parliamo della tua vita. E allora capisci che l'allineamento è lì, è ancora lì, sta agendo e tu stai soltanto opponendoti magari, no? Perché senti gli stessi dolori, perché ti sembra che nulla sia cambiato. Io vi assicuro, se ci collaboriamo, se lo lasciamo agire, crea situazioni meravigliose dentro, perché ti danno intuizioni diverse, ti fa capire. Ti pone energeticamente, frequenzialmente da un'altra parte, molto molto più in alto. Viene fuori di te una versione più vera, più bella, più collegata al cielo, qualcosa che veramente è tra la tua divinità e la parte più spirituale, quella che per noi è quasi incomprensibile. Funziona con gli animali e con i bambini piccoli, non gli fai tanti discorsi. Un gesto simbolico e un'informazione così sottile, profonda, arriva da in qualche parte presa dalla nostra divinità dentro, che da dentro appunto scatena l'autoguarigione e il corpo fisico ne viene come investito, come un mare. Viene investito e tante patologie vanno via, dolori che spariscono istantaneamente. Fino ad oggi osserviamo malattie che non ci sono più, ma qui poi ci facciamo aiutare magari da dei medici che hanno voglia di capire questi nuovi metodi. Come dire, possibilità di guarigione o possibilità curative, possibilità di farci del bene, che devono essere obbligatoriamente su frequenze alte. Allora l'allineamento è un vero dono, ma non è spiegabile. Tu vedi con un gesto simbolico, senza toccare la persona, che l'intera struttura osseo-scheletrica cambia sul momento, istantaneamente, la puoi misurare prima e dopo. Questo è chiaramente, come dire, impossibile dal punto di vista della mente, eppure succede e la stragrande maggioranza delle volte crea sempre un cambiamento strutturale che lo fotografiamo prima e dopo, lo vedete subito, scapole dritte, bacino in asse, colonna dritta subito dopo l'allineamento, i piedi che avevano una differenza di 1, 2, 3 centimetri fino ad arrivare a 6, 7 centimetri di una persona magari poliomielitica, vedete che tac, vanno. Si armonizzano. Tutto questo non potrebbe avvenire su un piano fisico. Tutto questo non poteva accadere 40 anni fa, magari, no? Perché non potevamo frequenzialmente accettarlo. Ma è veramente incredibile. E a questo punto cominciamo a comprendere come la malattia ha veramente un altro senso. Cioè, veramente capiamo che
ci deve accadere per farci comprendere qualcosa, non è più una punizione, è la possibilità di comprendere l'anima che ci sta dicendo: ti sei allontanato troppo, torna in te. Appena torni un attimo, come dire, togli forza a quella stessa malattia perché hai capito, va via, il corpo non sente più minacce e guarisci. Causa-effetto. La spia rossa dell'olio accesa sul cruscotto della macchina, ricordate, si accende la spia rossa. Quello è l'effetto di qualcosa. Non puoi andare dal meccanico a dirgli toglimi questa maledetta spia rossa che mi dà fastidio. Devi guardare la causa, mettere l'olio. Questa è l'unica soluzione. Ho sempre il mal di testa, va bene prendere una pastiglia ogni tanto, però poi vai a fondo, vai a vedere perché ho sempre il mal di testa. Mi capitano cose troppo sgradevoli in un momento della vita, perché mi capitano? Non diciamo sempre colpa di quello, è successo quell'altro, e ci sta perché comunque io ho sempre agito così, il mio carattere. No, perché mi sta capitando? Qual è il vero motivo? Senza darci colpe, senza giudicarci, ma con amore, con grande amore. A riflettere, guardarci dentro, farci delle domande, capire perché. L'allineamento ti dà possibilità di riflettere in questo modo, ti dà questa visione, ti dà un'intuizione diversa. Se sei uno che fa dei trattamenti, che fa Reiki o che fa qualcos'altro, si potenzia anche tutto questo. È meraviglioso tutto questo, è qualcosa di inimmaginabile. Io in questo momento ve lo voglio accennare brevemente, sto portando avanti, come dire, la chiamo una scuola mia. Visto questo momento, farò il 15, 16, 17 gennaio proprio una formazione allineatore dell'allineamento energetico spirituale. Una scuola che poi sosterrà queste persone attraverso altri insegnamenti, attraverso un supporto sia informativo che di altro genere. Andrà a supportare queste persone che cominceranno a fare magari questa attività, chiamano così, nella fase iniziale, quindi si farà insieme, possibilità di scambio di idee, di opinioni, di comprensione e seminari che continuano a far comprendere che cos'è l'allineamento nella sua profondità, quindi la crescita personale e spirituale. Ho messo già insieme tutto questo e comincerò. E chiaramente ho cambiato tutto dal corso che aveva, che riguarda diciamo la scuola tedesca, ma ho voluto cambiare queste cose per un motivo molto semplice, perché abbiamo a disposizione questi strumenti, non possiamo tenerli per noi, dobbiamo portare le persone, aiutarle a elevarsi su queste frequenze per uscire dagli psicofarmaci magari, per sentirsi meglio, per sentirsi più nell'amore, per poter fare questi passaggi. Quindi non solo le persone da allineare, allineate, ma anche diventare allineatori. Tante di queste persone potrebbero anche non voler fare gli allineatori, ma non è importante. Proprio oggi parlavo con una persona straordinaria, Flavia, che saluto se mi sta ascoltando, che diceva: Luigi, mi voglio iscrivere, ma non perché voglio fare l'allineatrice, perché voglio ricevere questo, voglio sentirmi in questo modo. Queste persone sono fantastiche. Poi avrà sempre a disposizione la possibilità di fare l'allineamento, magari glielo chiederanno e lo farà, però è questo, voglio stare da un'altra parte, no? Per vivere tutto questo. E voglio dirvi questa cosa dell'allenamento, due cose che mi sono successe ultimamente e voglio condividere con voi. Una probabilmente riguarda una mamma che è in ascolto adesso, ci siamo sentiti oggi, non gliel'ho detto, quindi non cito il nome di suo figlio, che ha fatto con me l'allenamento 15 giorni fa. Suo figlio è in una condizione, ha fatto un incidente 5 anni fa, quando aveva 20 anni, oggi ne ha 25, doveva rimanere un vegetale, ma attraverso loro, attraverso lui stesso, dopo 4 mesi di coma si è ripreso, eccetera. E è un ragazzo che fisicamente ha ancora notevoli difficoltà. Comunque voglio dirvi questo, abbiamo fatto l'allineamento, abbiamo parlato un bel po', anche con i genitori, con la mamma soprattutto, e mi ha mandato l'altro giorno alcuni video e uno riguardava, era in piscina con uno dei suoi istruttori. E faceva dei movimenti, nuotava, ma con un sostegno, diciamo, di galleggiamento e con una muta. E subito dopo c'era il video praticamente di dopo l'allenamento, dove non aveva più bisogno di questi sostegni, cosa che non era mai successo prima. E la sua c'è un'altra ragazza, Sara, che gli sta vicino, che gli fa i trattamenti energetici, che lo sostiene anche in altro modo, che anche lei ho conosciuto velocemente, ma una persona straordinaria dal mio punto di vista, che lo sostiene. Commentava questo video e diceva: è bellissimo, cioè è un miracolo, no? Insomma, è
commentavi in modo, allora cominciamo a vedere alcune cose che possono accadere con l'allineamento, ma non voglio dire adesso, non voglio dare come dire, dire che è stato l'allineamento, dico soltanto ha avuto anche questo aiuto, però vi volevo parlare oltre che di questo. Io ho ricevuto questo ragazzo a cui siamo stati un po' insieme, ma il suo corpo fisico diceva delle cose, ma lui, cioè, dentro c'era una vita, una vitalità, un'ironia, cioè, era quello più vivo in quella sala, senza togliere nulla alle altre persone che erano fantastiche, ma è soltanto, c'è per dire, ha portato qualcosa che ci ha portati via tutti, un insegnamento che veniva da dentro, non ha avuto, non c'era nessuna, non serviva fare da parte sua una conferenza, parlare, quello che ha emanato, quello che è rimasto, è bellissimo. Perché si è ripreso anche in tutto questo periodo, ancora prima dell'allenamento, chiaramente, no? Sono passati 5 anni. Che cosa ha avuto intorno? Io ho conosciuto la sua famiglia, l'amore. L'amore, un amore veramente incondizionato da parte dei genitori, del fratello, insomma di tutta la sua famiglia, delle persone che ha intorno. Che possono anche non essere familiari, istruttori a vario titolo, di vario genere, non ha importanza. L'amore ha sentito questo. E oggi sua mamma mi diceva, e quando è venuto fuori dal coma, ha detto: io mi sono voluto riprendere perché per voi, praticamente, no? Poi è un per voi che vuol dire: ho sentito tutto questo. E ora il nostro, dico il nostro perché mi ci sento quasi parte, il nostro obiettivo è che lui cammini da solo, completamente da solo. E lui ce la farà. Ce la farà sicuramente perché è tutto lì, è tutto pronto. Lui c'è, lui vuole, c'è anche l'allineamento che lo spingerà come una molla, come una catapulta dall'altra parte. E questo gli darà modo non solo di camminare, ma di ottenere anche dell'altro. Allora, oltre a tutto questo, questo sì, ci può arrivare, sarà anche bello, ma in ogni caso, questa persona, non dico il nome, vorrei dirlo, ma non lo dico. Comunque vivrà il resto della sua vita, non so c'è per quanti anni, non è importante, non posso sapere, con una qualità, con una sostanza, con uno spessore, con un valore. Allora noi, se invece ora stiamo bene con il corpo fisico, ma moriamo dentro, questo spessore, questo valore, questo significato, non glielo diamo più, non lo diamo neanche ai nostri figli che mandiamo a scuola in quel modo. Poverete, che pena mi fanno, un grande dolore. Spero che tutto questo cambi il prima possibile, perché loro devono sperimentare l'amore, stare con i loro compagni, sentire, guardarli in viso, giocarci, sentire il loro corpo, toccarsi, è importantissimo, abbracciarsi, baciarsi, è importante, è importantissimo. Allora noi possiamo stare bene, c'è nel corpo, e poi non vivere queste cose, accettarle. No, facciamo un cambiamento coscienziale. Poi ti ritrovi invece questo ragazzo che ci dimostra palesemente che il corpo magari ancora non funziona del tutto bene, ma che riuscirà a fare un mucchio di cose, eppure c'è questa vita, sta dando una qualità con un esempio incredibile. Questo ti darà modo per noi, per chi ancora sta abbastanza bene, non è in quella condizione, ti darà l'allineamento di vedere la vita in questo modo. Quindi l'effetto collaterale del corpo dritto, che vanno via i dolori, eccetera, va benissimo, perché noi ci sentiamo molto corpo. Assolutamente, va bene, non è un problema, ci mancherebbe, sono il primo, l'ho detto subito, per me è stato un miracolo, il corpo fisico come sto ora è indescrivibile, ok? Va benissimo, però il vero dono è qualcosa che rimane dentro, è un allineamento energetico, spirituale, si tratta di energia ma va oltre l'energia, è spirito, lo spirito che agisce sulla materia, la materia che si deve adeguare per forza, subito, istantaneamente, si fa una volta nella vita, stop. O ci facciamo trattare, facciamo un tipo di vita magari un po' più consapevole, mangiamo un po' meglio, camminiamo di più, magari facciamo yoga, cominciamo a fare un po' di sport che prima non avevamo mai fatto, va benissimo. Però questo è l'allineamento. Allora oggi c'è un periodo difficile, molto difficile, lo stiamo vivendo tutti. Diamo la possibilità alle altre persone di, come dire, attingere a ciò che noi siamo veramente dentro. Quindi con questo amore. L'allineamento per la persona che si allinea, si fa un grande regalo, un grande dono, perché cambia frequenza, perché questo suo nuovo essere non è quello di prima, gli potrà sembrare, ma non è quello di prima.
lo vedrà anche nella vita di tutti i giorni, tante cose cambieranno, le metterà a posto. A parte il fisico, che avrà per forza i suoi mutamenti, i suoi cambiamenti positivi, ma quelli che avvengono dentro sono enormi. Che lo vogliate o no, accade lo stesso. Semplicemente qualcuno si oppone un po' di più, quindi l'allineamento ci mette un po' più tempo, e qualcuno ne prende coscienza prima, smette di dire: ah, ma con la mia malattia, ma io sono una malattia ereditaria, ormai è cronica, lascia stare. L'animale a cui fai un gesto simbolico, e prima non camminava perché era pieno di tumore, adesso cammina. Questo discorso noi gliel'abbiamo fatto, eppure questa informazione arriva. Allora l'uomo invece che cosa fa? Oppone la mente, dicendo: oh, la mia malattia, eccetera, eccetera. Lascia andare, lascia perdere. Togli tutto questo, accogli di qualcosa, qualcosa di immensamente più grande di te, gli fai posto dentro di te, lo fai agire. Questo immensamente più grande di te in questo momento è l'allineamento. Io conosco questo. Questo è un tratto, l'allineamento, della vera guarigione. Io faccio questi seminari di guarigione, farò i nuovi formatori di questa nuova scuola di guarigione spirituale per questo motivo. Il vero fine è questo: portare questa frequenza a tantissime persone affinché possano loro stesse essere autonomi, indipendenti, utilizzarlo come lavoro, cioè, se vogliono, ma portare i loro discorsi, quello che hanno messo dentro, hanno capito dell'allineamento, lo porteranno ad altri, ne parleranno, allineeranno persone. Tutto questo cambierà la frequenza e la coscienza delle persone. Un nuovo mondo deve apparire, ma deve apparire velocemente. Tutto questo passa quando qui dentro cambia e io lo manifesto fuori. Per quello che vi ho detto, state vicino alle altre persone, non sentitevi lontani, non sentite una minaccia, non lo sono, non lo sono, sono una risorsa, sono la grande risorsa per noi di crescere. È sempre stato l'altro siamo noi, questa energia, queste frequenze che continuamente si aiutano, evolvono l'uno attraverso l'altro, dando continuamente informazioni, input coscienziali. Clic proprio, dove tac tac tac, tutto cresce. Questo è la vita. La vita ha a dire con queste dinamiche, non andare a lavorare la mattina, faccio la stessa strada, poi mangio le stesse cose, vado in vacanza allo stesso posto. Sì, bellissimo, ma non è quella la vita. Non è solo quella. E quel ragazzo ce lo dimostra. Dico quel ragazzo come mille altri ragazzi o ragazze in queste situazioni, con queste dinamiche di vita, no? Ognuno di voi conoscerà qualcuno così sicuramente, o ne ha visti. Assolutamente, parlavo di lui perché mi ha fatto piacere conoscerlo e conoscere la sua famiglia in questo periodo. C'è l'altra mia amica da poco che mi ha detto: allora, conosco suo figlio, l'ho allineato anche lei, Monica, e parliamo del figlio Gianluca, che è andato, prima di fare l'allenamento è andato da una loro amica che è una oculista, credo, insomma, comunque quella che gli fa gli occhiali, eccetera, al bimbo che ha 10 anni. E gli ha detto anche: sai, però ci sono tanti problemini, cioè, che riguardano, insomma, gli ha fatto un po' gli ha dato un po' una visione d'insieme, così così, quindi anche un prisma nelle lenti, eccetera. È andato a fare la visita, c'è, cioè, da poco, e ha chiesto alla madre, ha detto: ma che ginnastica posturale o che ginnastica gli hai fatto fare? Perché è drittissimo, e ha detto: non c'è neanche bisogno di fare il prisma sugli occhiali, insomma. Ha creato tutta un'altra situazione, ha trovato tutta un'altra situazione. Ma la mamma di questo ragazzo non gli ha detto che cosa aveva fatto prima. Quindi l'ha trovata da sé. Un cambiamento, l'ha visto, le persone lo vedono nella struttura fisica, ma lo vedranno in voi, perché siete su un'altra frequenza, siete da un'altra parte. Oggi l'allineamento per me è questa, è la possibilità di un grande, io l'ho proprio chiamata vaccinazione spirituale, dovrebbero farla tutti, la possono fare tutti. Appena nati nella pancia della mamma, fino all'ultimo momento in cui stai per perdere questo corpo, perché l'allineamento è qualcosa di spirituale che tu ti porti via, lo porti anche nell'altra dimensione di vita. È un supporto spirituale, non c'entra niente con la vita di questo momento. Qua il corpo fisico ci fa vedere che qualcosa di grandioso è accaduto dentro. Grazie al cielo abbiamo un corpo, quindi attraverso la colonna, attraverso queste piccole misurazioni facciamo vedere che è accaduto. Ma lo sente la persona, no? Non ci sarebbe neanche bisogno di fare le misurazioni. E allora io spero che accederanno anche a questi corsi per diventare allenatori,
anche persone che non hanno intenzione di fare gli allenatori. Questo sarà il vero, la vera vittoria, cioè la vera voglia di cambiare stato di coscienza, stare più su. Questo dobbiamo avere voglia di aiutare gli altri, dobbiamo sentirlo dentro, dobbiamo provare amore, perché ricordatevi, tutto questo che oggi viviamo, tutte le cose che oggi pensiamo, tutta questa paura crea una frequenza. Questa frequenza è la nostra, la emaniamo, coinvolgiamo gli altri, le cose, le situazioni, e avrà per forza un effetto tra il subito, tra il medio termine e il lungo termine. Non creiamo sofferenza inutile, possiamo cambiarlo subito le cose. Vi ripeto, nonostante ciò che osserviamo oggi fuori, la vita vera scorre dentro. Se andiamo a vederla dentro, vedete che la vita è meravigliosa, è sacra, vi può dare soddisfazioni immense. E l'allineamento ci dà la possibilità di stare su questo piano per poter finalmente osservare che queste cose dentro di me ci sono, che questa versione di me c'è. Allora metto un po' a tacere la mente e dico: no, aspetta un momento, io voglio stare bene veramente. Perché dovrei stare male? Qual è il vero motivo? Cosa ho fatto di male? Sono un essere spirituale collegato al cielo. Perché mai? Non c'è motivo di stare male, anche nel corpo. Non è spirituale stare male, per niente. Allora cominci a pensare che non lo è. Questo stato di coscienza ti dà anche pace dentro, ti mette come in un nuovo equilibrio. Ed è bellissimo questo nuovo equilibrio, perché ti cambia tutto, anche fuori. Scusate, guardo. Guardo soltanto qua, se io tiro sempre dritto, perdonatemi. Cecilia Martina, ciao Cecilia, piacere di conoscere. Nunzia. Enrico ha scritto: formulate domande di vostro interesse se volete. Io so che mi ascoltate volentieri, ma condivido quello che ha detto Enrico. Le anime possono avere più o meno affinità con un determinato medium? Come facciamo ad alzare le frequenze per poter comunicare con l'altra? Allora, ne ho parlato un po' prima, adesso torniamo per un attimo solo al discorso di prima, però vedete come le stesse risposte che potrei dare per la medianità possiamo darle anche per la guarigione, no? Allo stesso modo. Le frequenze si nutrono sempre allo stesso modo. Il medium, prima dicevo, ci sono persone che possono comunicare con noi, trovarsi bene, e altre che si trovano meno bene. Ci sono questi modi di comunicare, però diciamo che in linea di massima riusciamo sempre a cogliere ciò che vogliamo cogliere. Però, come nella vita qua, no? Ci sono persone con le quali comunichiamo meglio, anche verbalmente, e altre che veramente andiamo all'opposto, che sentiamo parlare e poi diciamo: chissà che cosa voleva dirmi. Perché abbiamo avuto un dialogo dove non riusciamo a stare proprio. E a volte col mondo spirituale può accadere, però non è così grave, riusciamo lo stesso a comunicare, se non del tutto nel modo in cui noi vorremmo, cioè magari vorremmo certe informazioni in un modo e le percepiamo in un altro. Ma vedete come tutto alla fine c'è un'unica fonte, no? Alla quale attingere di energia, e questa energia attraverso la nostra intenzione veicolarla. Il trattamento energetico, c'è l'energia che veicolo per fare una seduta di medianità per avere magari lo zio di una persona, il nonno, la mamma o chiunque, per fare una dimostrazione pubblica di medianità. Allo stesso modo è questo attingere ed essere a disposizione energeticamente, con il cuore, con tutto te stesso a disposizione per dire: ok, faccio del mio meglio. Allora impariamo così a perdonarci, ad essere molto più flessibili con noi. Perdonare non vuol dire scontare, dare un abbuono a qualcun altro. Perdonare vuol dire osservare una situazione sgradevole, che non ci va, come oggi. Perdonarla vuol dire: ok, la osservo, e poi per chiedere qualcosa di meglio al cielo, se vogliamo così chiamarlo, devo andare sulla frequenza dell'amore che vi dicevo prima, chiederlo in quel modo, altrimenti fai soltanto una richiesta sul livello di frequenza energetica che ti porterà quello qui sotto. Non va bene, non serve, non è un buon motivo, perché non c'entra il motivo, c'entra come chiedi. Se chiedi su quel livello, ti devi prima liberare. Il perdonare vuol dire: osservo, lascio andare quella situazione, la osservo solo per chiedere di meglio. Quindi
mi libero, creo libertà dentro di me per stare libero, per guardare che cosa voglio veramente rispetto a quella brutta situazione. Lo vedo veramente perché sono più libero, ho lasciato andare, sono cosciente di cosa voglio e con amore lo porto al cielo e poi chiedo. E allora le cose avvengono. E guardate, è molto più semplice di come noi pensiamo, perché noi funzioniamo in questo modo. Abbiamo sempre funzionato così, ma la nostra mente ce lo impedisce. Allora, quando vediamo questa situazione che la mente collettiva ha creato, perché questa situazione stiamo vivendo come umanità, questo virus, eccetera, eccetera, a questo punto ci sembra vero, molto, molto reale, ci sembra di non poterne venire fuori. Allora, da qua i suicidi, da qua, cioè il credere interiormente che ciò che sto vivendo e osservando sia reale. Non lo è, non lo è, lo è per la nostra mente. Per quel che noi siamo veramente, per il nostro spirito, non lo è, non vive malattie, non vive paura, non vive angoscia, non sta vivendo nulla c'è di tutto questo. Se ti colleghi interiormente alla tua divinità interiore, lo comprendi facilmente, allora dici, allora nutro questo e così cambio il fuori, diventa semplice. Allora l'allineamento arriva anche per questo, ti pone più in alto nella condizione di fare questo ragionamento, ma non farlo con la mente, di sentirlo dentro. Allora io corro a fare l'allineamento. Non che fosse qualcosa che mi serve, questo è stato per me l'allineamento, ve lo dico molto molto sinceramente. Io spero di poter fare, le sto facendo tuttora, comunque vengono persone a fare sicuramente l'allineamento, quindi non è un problema. Però torneremo a fare anche cose più importanti. Spero l'evento del 7 e 8 novembre di poterlo fare. Io adesso per chi me lo chiederà, un po' il succo della conferenza è questo, ma la conferenza l'ho fatto un video di circa 30 minuti dove spiego proprio bene, quindi chi vuole, chi pensa che vorrebbe farlo, me lo chiede, io mi dà il numero, glielo mando e poi vi ripeto, metteremo alla fine di questo video allineamento energetico torino@gmail.com e vi ripeto, dovete digitarlo voi dal vostro account perché se ci andate solo direttamente sopra, sembra che non lo prenda, che non lo registri, e fate la vostra richiesta, quindi vi verrà dato un orario, insomma, vi mettete la cosa per l'orario, la giornata. E quindi io spero che si possa fare, assolutamente. Se poi non è così, va bene, si creerà un altro momento importante da un'altra parte. E quindi ve l'ho un po' accennato. Guardiamo se ci sono domande. Buonasera Luigi, Miriam di Imola, ciao Miriam. Serata meravigliosa, grazie Chiara. Qualche giorno fa ti avevo scritto, stasera mi hai fatto comprendere quello che ti avevo, quello che chiedevo. Oh, Anna, grazie Anna, sono felice se è così. Poi c'è anche Tamburini, ciao Anna. Ecco, l'ha anche scritto Anna, potete leggerlo. Allineamento energetico torino@gmail.com. Mi raccomando, digitatelo voi dal vostro account per le vostre richieste. Vediamo ancora un po'. Molto bravo Luigi, Enrico, grazie caro, sei gentilissimo. Sara di Lernia, Luigi e Anna Tomone, grazie. Cecilia, Rodrigo, lo farò solo a Torino o in programma anche in altre città. Allora, io vado in tanti altri posti dove porto sempre, faccio seminari di medianità, a volte di guarigione spirituale. E a volte vado 2 giorni dove magari il sabato si fanno degli allineamenti, faccio una conferenza con gli allineamenti e poi magari la domenica il seminario. In questo momento questo è diventato un po' più complicato, soprattutto in questi giorni, quindi i seminari è un po' più complicato, anche se io non faccio con decine e decine di persone, quindi si potrebbe anche teoricamente fare, ma sto evitando per non creare nessun problema, nessuna tensione e rispettare un po' anche appunto come dicevo all'inizio il sentire anche delle singole persone. Però sicuramente i seminari continueranno. Però vado, sì, vado a Torino, c'è un gruppo bellissimo che è tenuto collegato attraverso la mia amica Giusy. Vado a Mestre, ci sono a Bologna, vado a Rovigo, adesso probabilmente a Livorno. Insomma, ci sono tante realtà che dove vado sperimento delle cose. Chiaro che a Bologna faccio le sedute private di medianità, le faccio praticamente solo a Bologna, perché mi è complicato farlo con gli altri eventi fuori. Le dimostrazioni pubbliche in questo momento sono ferme, in questo momento, ma
quella in programma che abbiamo saltato era quella di settembre, che avrei fatto al convegno del Movimento della Speranza Cattolica a fine settembre, quello da, organizzato da, chiaramente da Paolo Giovetti, con le edizioni mediterranee, e quindi non è stato possibile farlo perché è stato spostato al prossimo anno. Quindi niente dimostrazioni pubbliche in questo momento, però sì, vado in molti posti e a Bologna chiaramente ricevo anche per le cose private, anche gli allineamenti privati, e chiaramente diventa molto più facile farlo, un po' quello che faremo anche a Torino il 7 e l'8. Poi adesso per le persone che lo vogliono attraverso, sto facendo questa scuola, ma sto facendo tante altre cose con persone che mi seguiranno anche la parte, come dire, più, fra virgolette, tecnica, no? Digitale, della comunicazione. Quindi avrete, per le tante persone che sono interessate, avete la possibilità di avere tante comunicazioni, non soltanto sugli eventi, ma anche su altre cose, anche proprio di scambio, no? Comunque anche sugli eventi, sicuramente. Quindi chi lo vorrà, quindi sarà una comunicazione che potete dare, come dire, di vostra volontà. Avete continuamente tutte le cose che si fanno, che la scuola farà, che io personalmente farò. E vi ripeto, mi interessa molto quel discorso dell'allenamento, ma anche della guarigione spirituale, come della medianità, portare le persone ad essere indipendenti, che loro stesse, attraverso le attivazioni, poi vi spiegherò bene anche le attivazioni, ma attraverso questo, ad essere indipendenti, che ognuno possa comunque fare i loro gruppi sul loro posto di insegnamento, di guarigione spirituale, dell'allineamento, di altre cose, di medianità, affinché tutta questa frequenza, che attraverso queste tecniche, queste discipline possiamo manifestare, arrivino a tante persone, a tante altre persone lo facciano con altre. Questo è il vero fine. Il vero fine è questo. Noi siamo collegati, indissolubilmente stretti l'uno all'altro, anche se ora non lo stiamo facendo, lo dobbiamo continuare a fare anche attraverso queste discipline. In questo modo, il vero fine è questo. Attraverso questo possiamo avere anche le nostre piccole, grandi gratificazioni che ci possono sostenere su questo piano di vita, anche economiche, perché senza quelle non possiamo neanche mettere la benzina nella macchina. Quindi ci sta, no? Però tutto con grande equilibrio, dando a tutti la possibilità di fare le cose. Questo è molto importante. E io oggi vorrei, spero che sia arrivato questo messaggio. Ho visto che ho gesticolato tanto, tanto, ma spero anche di aver detto delle cose interessanti che possono essere arrivate a voi, no? Il fatto di portare tutte queste cose, ma per un fine preciso, aiutarci a superare anche questo momento. E ricordatevi, se anche nessuno di voi o qualcuno di voi, ma se anche non abbiamo fatto tutte queste cose subito, o poche, quel poco che avete, che è voi, che avete metabolizzato, che è dentro di voi, portatelo al vicino di casa, al vostro parente, a chiunque, con amore. Portate chi siete, fate sentire il vostro profumo, i vostri frutti e donateli al mondo. Questo cambierà le cose. Poi si impareranno anche tante altre cose, discipline, diventerete ancora più bravi, molto più bravi di me. Ci vuole poco a diventare molto bravi di me. Però ciò che siete è molto più importante di ciò che avete studiato o che sapete fare. E ognuno di noi che ha una mascherina, dietro la mascherina c'è una persona che avrebbe bisogno, anche se non lo sa o se lo sa poco, o se lo sa del tutto, avrebbe bisogno di qualcuno, come magari qualcuno di voi che sta ascoltando in questo momento, che è in questa condizione di poter dare, perché ha questa coscienza, ha bisogno di noi, ha bisogno di uno di noi. E ognuno può incontrare qualcun altro. E se ci facciamo caso, vediamo che incontriamo tantissime persone. Se ognuno di noi lo fa, ogni giorno tante persone cambiano frequenza. L'allineamento vi darà questo. Uscirete come persone nuove. Una versione più vera di voi prende possesso della parte più profonda di voi, che agirà sulla vostra psiche, sul vostro modo di ragionare, sulle vostre patologie, perché parlerà alle cellule, il corpo reagirà per forza di cose. È magnifico, è fantastico, è una grazia divina, è stupendo. Più lo lasciamo agire, più sarà forte. Va bene, io penso di fermarmi, sono le 23 e 11. Sì, direi di sì, guardiamo ancora un po'.
Buona serata, sta parlando dell'allineamento divino, l'ho fatto con l'OTA, grande, nel 2014, piacevole esperienza, non avevo particolari problemi. Ecco, vedi, le analisi, io non avevo particolari problemi sul fisico, però chissà quante cose può aver accolto. Guardate, è sempre lì, agisce fin quando voi ne avete bisogno. Non c'è problema, capito? Cioè, non è che dobbiamo stare lì a dire l'accendo e lo spengo. Non ce n'è bisogno. È la cosa bella oggi. Io noto tantissime persone che hanno desiderio di imparare, di voler sperimentare dentro se stessi queste nuove possibilità. E hanno capito che non è nell'imparare quel metodo, è nel comprendere che cos'è l'allineamento. Parlando dell'allineamento, ognuno di voi, una volta fatto il corso, avrà l'attivazione, saprà allineare, ma capire in profondità che cos'è questa grazia, questa forza che viene dal cielo è un'altra cosa. È per questo che la scuola, dopo questo primo corso, dove diventerete allineatori subito, immediatamente, nei primi 3 giorni, perché questo deve essere. Dopo però vi mette a disposizione almeno 3 seminari durante l'anno a cui attingere. Venire a farli per continuare la propria formazione personale, spirituale, comprendere meglio ancora che cos'è l'allineamento, come parlare alle persone, che cosa portare, in quale modo, che cosa mi fa sentire, mi sta facendo cambiare in me questa forza giorno per giorno, ma magari che, magari, come dire, attraverso gli allineamenti stessi, magari facendo proprio l'esperienza dell'allineamento agli altri. Che cosa mi sta facendo provare, condividerlo, sentire, è lì la vera crescita, è lì che la persona cambia, è lì che la coscienza fa dei passaggi veloci, fortissimi, senza fare delle esperienze dolorose per poter capire. È lì che stai a contatto vicino col tuo piano interiore. L'allineamento c'è oggi, verranno delle altre cose, ce ne saranno tante altre. Voglio in modo molto semplice adeguarmi al cambiamento che sto sentendo in questo periodo, attraverso questo periodo veramente difficile, e al cambiamento interiore che sto sentendo da parte di tutti voi, da parte delle persone che vengono da me, i miei fratelli, le mie sorelle, che hanno questo stato d'animo. Com'è facile parlare perché faccio determinate cose, allora si lasciano andare, però io lo vedo quanta sofferenza c'è. Voglio andare in questa direzione, è questo che mi interessa. E questo è il vero fine. Allora creiamo tutti insieme. Vi sto proponendo collaborazione, vi sto proponendo di esserci, vi sto proponendo di esserci per voi e per gli altri. Gli altri sono già lì, ci sono già tutti, come ci siamo noi, presenti in questo momento. La vita è in questo momento. Date il meglio di voi con amore. Unite prima le anime, ricordatevi, sentitevi dal profondo. Dopo si espande da sé, arriva da sé. L'allineamento è questo, e mi permetto di dire, visto che sono ancora anch'io in un corpo, e questo è molto di più di questo, perché per ora posso soltanto comprendere questo, posso soltanto fare quel gesto e far accadere, diciamo così, determinate cose. Verrà un giorno in cui faccio quel gesto, farete, faremo, quel gesto simbolico, non si modificherà soltanto quello che oggi vediamo, ma magari sparisce un insieme di cose sgradevoli tutte insieme. Un corpo che si perfeziona subito, non lo so ancora, ma più la forza collettiva permette e più le cose accadono sul piano reale, sul piano di vita della materia. Quindi più siamo uniti, più sentiamo questa forza, più la espandiamo e più le cose accadono. Quindi sentirmi solo proprietario di un qualcosa che io so fare e gli altri no, ma dai. Non serve quasi a nulla, è condividerlo, espanderlo, darlo anche agli altri, che sarà la vera forza anche per me. Non tenerlo per me come sono quello che sa fare quella cosa. No, non è questo. Va bene. Io vi ringrazio di avermi permesso anche questa sera dice, c'è stato un momento nel quale spiegava chi può accedere al corso, ma si è bloccato l'audio e non l'ho sentito per farlo. Chiunque può accedere al corso.
Si tratta soltanto di voler sentire che questo cambiamento io lo voglio fare e voglio stare bene, voglio essere sano. Diventare piano piano con i nostri tempi, con il nostro sentire, però quello che il mio amico Lothar ha sempre definito il guaritore guarito è un concetto espresso tantissime volte, spiegato tantissime volte, devo dire che ogni volta lo puoi sentire dentro di te in modo diverso. Il guaritore guarito veramente arriverà piano piano a non cadere più nell'illusione della malattia, a capire che quello che sta vedendo non è reale e quindi rimane costantemente collegato e fa cadere ciò con cui è collegato. Fa cadere qualcosa che arriva da quella forza e quella forza è tutto e quindi accade sul piano fisico, no? Quindi vedrete miracoli in questo senso. E ognuno di voi può farlo, ognuno di voi. Gesù ha detto, farete cose come le mie e più grandi delle mie. E lui era un po' più avanti di noi, diciamo così. Il maestro dei maestri, qualcuno l'ha definito. Un grande insegnamento, interiore soprattutto, non del fuori. Un maestro veramente importante, come tanti altri, come Buddha, come Yogananda, ma come tanti altri. Ognuno ha i suoi, no? E quindi niente, io adesso in questo momento stacco, vi ringrazio di avermi dato questa possibilità di avervi potuto parlare, di avervi parlato, forse in modo diverso anche dall'allenamento, ma volevo farvi capire un po' più in profondità che cos'è questa forza. E, sì, mi interessa molto questo, sinceramente. Non siamo raddrizzatori di colonne vertebrali, troppo poco per noi. È qualcosa di molto più grande, di immenso, che dobbiamo sperimentare dentro, farlo nostro e portarlo agli altri, come fossimo noi. Questo è l'allineatore. E allora l'allineamento diventa una parte di questo, un'estensione energetica. Sarà magnifico. Vedete come chi è allineato riceve oggi un qualcosa di eccezionale dall'allineatore che si pone in questo modo, con se stesso. Fantastico. Soltanto nel parlare già porterà a guarigione. Andate a vedere che cosa faceva Bruno Gröning subito nel dopoguerra. Le persone guarivano soltanto perché sapevano che lui stava arrivando. Guarivano dalla cecità, guarivano da cose impossibili, da gente che era in carrozzina, cioè che lo camminava da anni. Cioè, guardate, succedono cose incredibili. Lasciamole succedere. Cogliamo, prendiamo la possibilità di questo periodo difficile per dare una forte spinta alla nostra coscienza, in modo che si elevi così velocemente, così fortemente da creare una nuova realtà che di colpo faccia cambiare quella che in questo momento stiamo guardando ora, del tutto, di colpo, in pochi passaggi. Questo oggi è reale, questo oggi si può fare, siamo in grado di farlo. Vi ripeto, per l'ultima volta e poi vi saluto veramente, nell'amore con gli altri. Portate dentro tutto questo, elevate la coscienza, espandetelo e vedrete i miracoli avvengono da soli, senza doverli cercare. Ok, grazie di cuore, termino questa serata, spero di potervi parlare ancora in altri momenti e per quanto riguarda Torino, veramente spero che siate in tanti a poter partecipare, che scrivete in tanti a voler ricevere l'allineamento, a quel punto io ci sarò, vi conoscerò di persona. Chiaramente grazie a Focus, a Enrico Ballantini, ad Anna Tamburini Torre per avermi dato questa possibilità nuovamente e credo che una volta al mese comunque ci sentiamo, magari man mano affronteremo più delle tematiche, magari come dire più specifiche, no? Magari si parla dell'aura umana, oppure si parla proprio dell'anima, oppure dello spirito, di meccanismi, insomma possiamo parlare di tante cose veramente. Del funzionamento energetico dei colori, non lo so, tantissime cose nello specifico sono bellissime. Va bene, grazie ancora, grazie di cuore, buona serata a tutti. A presto, un bacio.